Buonasera, dichiaro aperta la seduta consigliare del 17 marzo 2022 e possiamo procedere con l'appello. Prego, segretario. Allora, sono dimenticata di prendere una testa. Scusate, non ho portato il registro. L'italianità mi piacerebbe in questo momento sottolineare l'unità. Se non è di, se non dispiace a nessuno, insomma, potremmo onorare la giornata con l'inno. Va bene, consigliere, non ci sono problemi a riguardo, ovviamente ci trova tutti d'accordo perché l'inno ci accomuna tutti, in qualsiasi colore, in qualsiasi insomma, posizione uno possa avere mai. Va bene, alla fine del consiglio provvederemo ad onorare l'inno. La ringrazio e vi ringrazio. Allora passiamo comunque alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, l'articolo 96 del decreto legislativo di legge numero 267/2000, individuazione di organismi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune. Passo la parola al relativo assessorato. Grazie Presidente. Andiamo a approvare la consueta delibera che riguarda l'individuazione degli organismi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune, così non ho acceso. Andiamo ad approvare la classica delibera che annualmente si approva della individuazione degli organismi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune, che sono organismi che sono previsti dalle norme cogenti attuative. Che abbiamo. Quindi nella delibera i sottolineati organi collegiali sono ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune di Casoli e sono
gli stessi, la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, così come previsto dal testo unico, la Conferenza dei Capigruppo, che è prevista dall'articolo 11 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, la Commissione per la Vigilanza del Servizio di Mensa Scolastica, la Commissione Comunale Elettorale e la Commissione Comunale per la Formazione degli Elenchi dei Giudici Popolari. Quindi vi chiedo di approvare questa delibera così come è stata predisposta. Grazie Presidente. Passiamo alla discussione, se ci sono osservazioni a riguardo, prego consigliere Mignetta, facoltà di parola. Una semplice curiosità per quanto riguarda la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e la Commissione per la Vigilanza del Servizio Mensa. Volevo solamente sapere se queste commissioni negli scorsi anni si sono riunite e quali sono state le indicazioni espresse, tutto qui. La Commissione di Vigilanza sui pubblico spettacolo, qual è, come hai detto, scusa, eh? Pubblico spettacolo è la mensa. Sì. Allora, la mensa si riunisce ogni anno e tranquillamente puoi fare richiesta come consigliere per richiedere gli atti, per verificare, per controllare tutto, è un tuo diritto, dovere poter accedere a questi documenti e funziona sempre ogni anno. Pubblico spettacolo soltanto in caso in cui vi è necessità, l'ultima volta che si è fatto per quanto riguarda l'agibilità del palazzetto e della sala polivalente, perché noi veramente siamo uno dei pochissimi non lo so, però abbiamo l'agibilità sia per l'utilizzo del palazzetto che per l'utilizzo della sala polivalente, che è una cosa veramente molto molto importante, poter fregiarsi dell'agibilità di queste strutture. Ulteriori interventi, prego consigliere Vassalli. Buonasera a tutti, io volevo solamente chiedere per deformazione professionale che c'è una tutela sia dei cittadini sia della maggioranza, l'istituzione anche di una commissione di vigilanza sulla sicurezza. Dal momento che, a parte quello che è successo alle luci, sono cose che capitano, che possono succedere dappertutto, ma se c'è la possibilità di istituire una commissione che si faccia carico di vigilare su tutte le strutture aperte al pubblico, su tutte le strutture comunali, strutture scolastiche, strutture ricreative, strutture sportive, il cimitero, la viabilità, per anche evitare eventuali problemi sia di tipo giuridico per chi gestisce la pubblica amministrazione, sia di incolumità e di sicurezza dei singoli cittadini. Se ci fosse la possibilità di istituire una commissione che valuta anche tutta la documentazione inerente alla sicurezza, vedere se vengono effettuati sopralluoghi regolari, manutenzione ordinaria, straordinaria, se ci sono delle strutture pericolanti, in modo da poter svolgere questa attività di controllo continuo e costante, al di là di quello che è stato fatto, che sicuramente quando è stato realizzato poteva dare delle garanzie, ma successivamente per un degrado naturale potrebbe poi far incorrere in eventuali disgrazie. Grazie. Vedi consigliere, tutto è fattibile rispetto alla normativa vigente dei regolamenti e le cose che lei sottolinea le posso tranquillamente specificare, ma lei conosce quanto me la cosa, che ci sono gli organi preposti, che è il responsabile dell'RSPP, sia del comune dell'SPP, sia delle strutture che lei ha nel campo. Per quanto riguarda ci sono i documenti per la sicurezza, i documenti che attestano tutte le criticità che ci devono essere, quindi veramente le certificazioni delle strutture e quant'altro. Poi se vuole creare ulteriori
ulteriore commissione o quant'altro, la cosa è fattibile guardando il regolamento, proponendo e poi ragionandoci sopra. Però vi assicuro veramente che su questo punto di vista, ma lei svolge anche, credo, anche l'attività inerente alle attività, vi è un controllo puntuale da parte sia dell'SPP, sia dei responsabili degli uffici, sia del datore di lavoro. In questo caso il datore di lavoro svolge una funzione fondamentale per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori e la sicurezza di tutte le strutture. Sì, sì, quello sicuramente, ma io non mettevo in dubbio questa situazione. Io dicevo una commissione di tipo politico anche che potesse valutare tutte queste varie situazioni dove non c'è un'attività lavorativa. Per esempio, al cimitero, faccio un esempio, non c'è un datore di lavoro, un SPP. Una commissione politica potesse valutare eventuali situazioni di pericolo strutturale o gestionale. Quindi, se era prevista o prevedibile una commissione del genere, così come nelle aziende c'è il gruppo che verifica annualmente facendo il sopralluogo, se ci potesse essere una commissione che può verificare e fare un sopralluogo per assicurarsi, visto che non abbiamo un RSPT del territorio purtroppo. Forse non sono stato chiaro, forse non sono stato chiaro adesso specificamente. Per esempio, nel cimitero c'è il datore di lavoro, perché gli operai che lavorano nel cimitero, il datore di lavoro è il responsabile dell'ufficio tecnico e lui svolge questa funzione. Quindi sei... c'è assolutamente. Ulteriori osservazioni a riguardo? Se non ci sono altre osservazioni, io vi invito a fare la dichiarazione di voto. Passiamo alla votazione allora. Favorevoli? La delibera è approvata all'unanimità. Allora, possiamo passare a questo punto al terzo punto all'ordine del giorno. Investimenti in progetti di rigenerazione urbana del territorio, di cui l'articolo 1, commi 534-542, della legge 30 dicembre 2021, numero 234, in forma associata tra comuni, approvazione schema di convenzione ex articolo 30 del TUEL. Passo la parola al sindaco, di nuovo. Grazie Presidente, sono veramente con molto piacere che porto all'attenzione del Consiglio Comunale questa delibera, in quanto ci dà la possibilità di poter partecipare a un finanziamento nazionale per una richiesta di una rigenerazione urbana del nostro territorio comunale. In questo caso noi ci incentreremo fondamentalmente e tendenzialmente sul centro storico e per fare ciò abbiamo fatto una convenzione, stiamo facendo una convenzione, abbiamo condiviso con i lavori con i comuni di Guardia Greve, Sant'Eusano del Sangue e San Martino sulla Marucina. In questo caso a noi ci darà la possibilità, se ovviamente verremo finanziati, di avere un finanziamento di 1,5 milioni, qualcosina in più, di euro per svolgere dei lavori qui sul nostro territorio comunale. Siamo noi capofila di questa compagine, abbiamo già svolto degli interventi sia nel Comune di Guardia Greve che nel Comune di Caso, abbiamo fatto gli incontri con gli uffici tecnici, con i segretari comunali, con i vari amministratori, abbiamo condiviso questa strada ed è una strada per poter accedere a questi finanziamenti dobbiamo raggiungere i 15.000 abitanti. Noi in questo modo con questi quattro comuni superiamo i 15.000 abitanti, abbiamo anche una vicinanza di territori e facciamo anche questa cosa qui senza guardare neanche alle correlazioni politiche, perché condividiamo la cosa proprio per lavorare nel modo migliore possibile. Quindi invito tutti a dare un voto favorevole e augurarci che questo finanziamento verrà preso dalle nostre amministrazioni comunali. Grazie Presidente. Osservazioni? Prego consigliere Vassalli, la prossima parola. Io volevo solo chiedere
la scelta, ad esempio, dei comuni, come mai, per esempio, San Martino sulla Marrucina sì, e Altino, Rocca Scalegna, Palombaro no, e quindi se questa scelta dei comuni avviene in base a dei criteri di tipo tecnico, politico, territoriale. Secondo, la progettazione. Sono progetti già messi in essere? C'è una scadenza per la presentazione di questi progetti? Entro quanto andranno presentati? E questi progetti che cosa riguardano? Se la rigenerazione urbana è un termine molto vario, può essere una rigenerazione di tipo paesaggistico, strutturale, ecco, anche in questo caso di messa in sicurezza di strutture, di opere, e soprattutto questi finanziamenti entro quando arriveranno e chi è deputato al controllo e alla verifica che questi finanziamenti poi effettivamente vengano utilizzati per le realizzazioni, per le opere che ci si prefigge, anche perché giustamente, essendo a caso di un comune capofila, per evitare il rischio che oltre al merito che sicuramente acquisirà perché sarà in grado di farlo, anche per evitare il rischio che qualora si dovessero verificare degli errori tecnici o delle scelte che non, magari non vengono condivise dal territorio o dagli altri comuni, chi poi se ne assume la responsabilità. Quindi nel dettaglio, da un punto di vista tecnico, la scelta del comune, entro quanto questi progetti verranno presentati e soprattutto che cosa prevedono questi progetti, quali interventi nello specifico, quando arriveranno questi soldi, diciamo, nel più breve tempo possibile e chi controllerà il controllore, come diceva Totò. Grazie. Grazie consigliere, noi oggi approviamo una convenzione che disciplina i rapporti tra i comuni, questo stiamo facendo con questa delibera, lei è andato molto avanti, no, veramente avrà una grande lungimiranza per guardare oltre, ben venga, però noi oggi stiamo approvando la convenzione che va a disciplinare i rapporti, che specifica che il caso del comune capofila, che specifica che caso nominerà il GRUP, che specifica che l'ufficio tecnico del comune di Casoli è quello che coordina tutti gli uffici tecnici per poter addivenire alla richiesta di finanziamento. Sì, no, quando, no, aspetta, sulla scelta dei comuni, con no, già, esatto, per curiosità. Ci va, dammi il tempo di fare il discorso. E quindi dicevo, mi sono perso il filo, dopodiché la scadenza precedentemente era il 31 marzo, adesso proprio ieri l'altro ieri è arrivata la proroga che la scadenza sarà per il fine aprile, quindi abbiamo maggior tempo da poter fare. Per quanto riguarda la scelta dei comuni, come dicevo poc'anzi, sono i 15.000 abitanti, quindi oggettivamente comunque conviene avere pochi comuni per poter intervenire proprio per evitare, perché questi documenti devono essere approvati da tutti i consigli comunali, devono passare negli uffici tecnici, quindi vi è una farraginosità se si aumenta il numero di comuni. Dopodiché noi abbiamo una vicinanza di territorio e di confini, quindi siamo tutti comuni confinati, per esempio con Guardiagrele, anche Guardiagrele è un borgo più bello d'Italia, quindi abbiamo questa comunanza dei borghi più belli d'Italia e quindi dei centri storici, ci sono dei legami che ci vedono, chiaramente anche con altri comuni, però bisogna fare delle scelte, noi abbiamo fatto questa scelta e abbiamo trovato subito la dovuta condivisione per poter partecipare. Poi, se arriverà il finanziamento, ben bene, adesso non lo sappiamo, però è importante poter partecipare e chiedere queste somme che sono, credo, molto, molto sostanziali. E entro quanto eventualmente non ci saranno già risposte? No, non lo sappiamo. Prego, consigliere, ho fatto un po' di parola. Solo per precisare che adesso sì, la lungimiranza forse è anche un po' troppo spinta, però la linea di che il ministro dell'Interno possa deliberare entro il 30 giugno del 2022 per l'assegnazione delle somme che verranno liquidate a scaglioni 10%, 70%, 20% a seconda insomma di quello che sarà il processo di avanzamento di lavori. In ogni caso,
siamo più che compiaciuti del fatto che casi, figuri come ente capofila che stia strutturando una convenzione che disciplini i rapporti per ottenere dei finanziamenti che siamo certi possano, verranno insomma spesi in maniera ineccepibile, considerando che la cura è rimessa ai nostri uffici tecnici che sono ovviamente il fiore all'occhiello da un punto di vista di amministrazione territoriale. Quindi poi in sede di dichiarazione di voti ci esprimeremo in questi termini, però siamo sicuramente compiaciuti di quello che sta avvenendo. Io ci metto la firma se il Ministero riesce a dare questi soldi. La legge lo dice, sì. Poi sappiamo che la legge è già di interpretazione. Posso, sindaco, presidente, posso considerare 1,5 milioni di euro, ma quindi eventualmente la cifra poi si dividerà sui comuni partecipanti, solo per caso lì, 5 milioni di euro. 5 milioni ripartito nei 4 comuni in ragione del numero di agenti. Noi 1.520.559 alla memoria, dovrei leggere, ci sta meno di 300.000 San Martino, 670 San Lusagno, 2,5 Guardia Greca, l'ordine te lo c'è scritto nella legge. Grazie. Ulteriori interventi, altrimenti io chiedo la dichiarazione di voto, anche se mi hanno anticipato il sindaco prima, se ci sono dichiarazioni di voto potete effettuare, altrimenti passiamo direttamente alla votazione. Passiamo alla votazione, ok, favorevoli, il consiglio approva all'unanimità. E adesso votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli. Il consiglio approva all'unanimità. All'ultimo punto, al quarto dell'ordine del giorno, rettifica cartografica del vigente piano regolatore ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera A, LR 1883 del testo vigente provvedimenti. La parola passa all'assessore De Pedro, prego. Grazie Presidente. Il nostro piano regolatore, quindi il piano regolatore vigente, è stato definitivamente approvato nel 2016 dal commissario ad acta, nel 2 di aprile del 2016. Successivamente si è intervenuto su questo piano regolatore ai fini di allocare all'interno di esso le aree relative alla protezione civile. Questo è avvenuto nel 2019. In questo periodo ci sono state alcune segnalazioni da parte dei cittadini che hanno fatto rilevare degli errori materiali che sono riscontrabili nella cartografia del nostro piano regolatore. Cioè, sapete benissimo che l'approvazione del piano regolatore è un provvedimento amministrativo complesso, quindi ci sono stati diversi passaggi, ci sono stati anche diversi interventi in consiglio comunale, dall'adozione alle osservazioni, quindi all'esame delle osservazioni, alla definitiva approvazione del piano regolatore da parte del commissario. Quindi tenendo conto di queste segnalazioni, la nostra legge regionale, come ha ricordato il Presidente, l'articolo 33 della legge regionale dà la possibilità di correggere gli errori materiali della cartografia, e la correzione degli errori materiali non costituisce la variante al piano regolatore, proprio perché si tratta di piccoli interventi e quindi non dobbiamo seguire l'iter di cui parlavo prima, della fusione, osservazioni, pubblicazioni, le varie fasi per l'approvazione del piano regolatore. Quindi porto all'approvazione del Consiglio Comunale la nuova cartografia redatta dall'architetto Marcello Di Foro, responsabile del nostro ufficio tecnico, e questa
Questa delibera ha avuto il parere favorevole, oltre che appunto del responsabile dell'ufficio tecnico, anche del responsabile del settore finanziario. E quindi alla luce di queste premesse chiede il Consiglio Comunale di approvare quindi la legata cartografia, la cosiddetta l'allegato tavola A, e di rilevare che, come ho già detto, che le suddette rettifiche non costituiscono variante al piano regolatore. Sono a disposizione per eventuali interventi. Quindi riapriamo allora. Osservazioni? Se non ci sono osservazioni, vi chiedo la dichiarazione di voto, altrimenti passiamo alla votazione. Ok. Favorevoli? Il Consiglio approva l'unanimità. Allora, possiamo procedere alla commemorazione del tributo di onore alla comunità italiana che oggi si festeggia, perché Vittorio Emanuele diventa re d'Italia proprio in questa data, in questa città di Italia. Il tricolore, l'inno, anzi la Costituzione, e ricordiamo il tributo di sangue che è stato pagato da numerosi civili anche per poter effettuare, realizzare finalmente l'unità d'Italia. Prego consigliere, faccia partire l'inno. Consiglio comunale. Buona serata. Grazie. Grazie.